Siamo contenti di avere tanta gente. Oggi siamo qui e ringrazio Giancarlo Raina a inaugurare questa mostra che fa parte del nostro progetto di arte diffusa, dove portiamo mostre di arte in luoghi dove normalmente non si fanno le mostre. In realtà oggi è già più di un anno che ne facciamo, quindi qualche mostra l'abbiamo già fatta in questi luoghi e troviamo questo progetto molto interessante come associazione culturale, e devo dire che anche la risposta sia del pubblico ma anche degli artisti è stata molto positiva, in quanto continuiamo a lavorare. Oggi presentiamo una mostra di un artista che prima con cui prima parlavo, che visto l'elenco che non starò a fare ma potete leggerlo poi voi, delle mostre che ha fatto, visto i capelli bianchi che ha, non è sicuramente un artista di primo pelo, ma anzi è certamente un artista già assolutamente affermato e consolidato. La mostra di questo artista, Giancarlo Raina, che è fatta di sculture e quadri con forme geometriche, ma di cui parlerà il curatore poi nel dettaglio, mi lascio ad ognuno il proprio compito, è una mostra che trovo molto, molto bella, molto elegante anche nei tratti. Però voglio lasciare la parola prima al curatore, poi per ultimo all'artista, o facciamo parlare prima all'artista? Come è uguale? Non è indifferente, se preferisci entrare prima nel merito facciamo parlare al curatore, allora poi per ultimo facciamo dire due parole all'artista. Va bene, d'accordo. Allora, Giancarlo Raina è qui presente, un artista, pittore e scultore alessandrino, produce sculture in marmo, tra l'altro in marmo di Carrara, dove il nostro autore ha fatto e ha frequentato le cave e le scuole di scultura. La pittura è un'attività che si inserisce nell'astrattismo geometrico e lavora essenzialmente con la spatola e il colore vinilico, che è abbastanza difficile da trattare, e si differenzia dalla filosofia dell'astrattismo globale perché riesce a ricavare dalle linee essenziali anche delle figure, e l'esempio che questa mostra ci dà, per esempio, noi abbiamo cercato di selezionare questi 5 quadri più uno per mostrare questo itinerario dove, partendo dalle linee geometriche, si arrivano anche a delle metafore di figure. Non so, andiamo nel dettaglio. Il primo quadro, ad esempio, che è chiesa, luogo di culto, voi vedete queste figure geometriche, questo verde intenso che tra l'altro ci dice subito che non può essere una chiesa di questo colore. Vedete che poi questa forma si dilata e fuoriesce in qualche modo, e forma in alto questa croce, e da lì noi ritorniamo alla rappresentazione del luogo di culto. Questo secondo il pensiero nel cuore del ponte, oltretutto è stato ideato e realizzato molto prima del crollo del ponte di Genova, e questo ha stupito l'artista e ha stupito tutti noi, perché c'è stata come dire una identificazione anche nell'evento. E il ponte è passaggio, il ponte si va da un lato all'altro, si percorre, si torna indietro, a volte non si torna indietro, non si vive, ecco, anche qui il discorso del percorso è il discorso della vita, dell'esistenza, del tragitto. Ed è molto interessante perché anche il sottotitolo, Pensieri nel cuore del ponte, queste volute così rappresentano i pensieri che vanno e che si perdono. Anche questo è molto interessante, ecco il cavaliere blu. Il cavaliere blu, ecco, da una forma geometrica che così casualmente, almeno così dice l'artista, è venuta questa figura che rappresenta il cavaliere. Però c'è questa fuoriuscita dalla forma geometrica, che è la fuoriuscita dell'anima, dell'essenza, anche perché il cavaliere è una figura che ormai è fuori dal nostro tempo, non esiste più, però
viene rappresentata l'anima, l'essenza dell'essere cavaliere. È un quadro, io lo trovo interessante, uno dei più interessanti qui presenti. Architettonica, alla cui somma c'è questo globo rosso, questa specie di globo rosso inteso, che crea un movimento dinamico nella sua linea ovale. Questi due viaggi esistenziali, ecco, la rappresentazione di due viaggi, sono questi tragitti in bianco congiunti da questa linea tondeggiante. Questo è interessante, l'ultimo poi vi lascio, perché questo quadro, adesso poi con calma, lo troverete in questo manifesto. Questo quadro ho voluto che fosse presente perché questo manifesto riporta circa 400 opere dalla curatrice Anna Canali, che è stata, adesso non è defunta, quindi, però aveva raccolto il Goethe dell'astrattismo mondiale e aveva ritenuto il nostro Giancarlo degno di far parte di questa corte mondiale di astrattisti, tanto è vero che gli ha chiesto l'opera e l'ha poi ripresa e l'ha inserita in questo collage. Giancarlo qui, ha detto tutto. No, se volete fargli qualche domanda, io l'unica cosa che imputo a lui, che è una persona, diciamo, molto defilata, che avrebbe potuto avere altre diverse platee artistiche probabilmente, ma è fatto così e gli vogliamo bene così. Vuoi dire qualcosa tu? Hai detto tutto, niente. Quello che hai detto sui miei lavori è sicuramente vero. Io faccio astrattismo da l'età di 22-23 anni, poi ho cercato sempre di migliorarmi. E i miei punti di riferimento sono quelli dell'astrattismo geometrico classico, che viene chiamato arte costruttiva, arte creativa e altre forme. Successivamente ho sentito il bisogno di uscire dalla bidimensionalità, di passare a quella tridimensionale, e allora il marmo mi piaceva, non so da che parte si cominciasse a lavorare. Sono andato un anno in vacanza a Carrara e anziché andare al mare andavo nei laboratori più famosi del mondo e piano piano ho acquisito la tecnica del marmo e così ho cominciato anche la scultura. E ho fatto sempre le due cose un po' parallelamente. Niente, io sono convinto che l'arte costruttiva geometrica, a differenza di quanto pensino altri, possa continuare, possa proseguire sempre, perché ci sono un sacco di esempi di artisti internazionali che lo fanno. Qualcuno dice di no, qualcuno punta più sull'arte del pensiero, l'arte concettuale, ma io penso che il concetto è già nel pensare all'opera, e inventare una forma non è facile se non la si sente dentro. Diciamo che nel mio lavoro io raccolgo quelli che sono i miei sentimenti della vita, che sono molteplici, e me li tengo per me. E un'ultima cosa per completare, ecco, io mi sono dimenticato, ma l'artista Raina ha tre opere monumentali scultoree ospitate nel Museo di Arte Moderna Pagani di Castellanza, che vi invito tutti ad andarlo a vedere, perché è uno dei musei più belli che esistano in Italia sicuramente, dove sono raccolte opere di artisti internazionali. Anche lì Pagani, il vecchio Pagani, ha voluto che le opere di Giancarlo fossero ospitate. E anche di Osvaldo Poggio, che se qualcuno conosce, è quello che aveva fatto il soffitto del teatro di Alessandria, che adesso hanno distrutto. Sì. Un mio caro amico. Sì, sì. Va bene, a questo punto... Grazie a tutti, grazie, buona mostra, naturalmente rimaniamo a parlare. Ringrazio l'amico Luca Rossi che ci fa sempre onore della sua presenza. Grazie a tutti. Sento che la peggiore di cui cerco molto di assumere
è una forma semplice. Sono anch'io. Sì, ciao.